Sia per quanto riguarda i ristoranti oppure la normativa anche riguarda i bar? Perché poi, bar e ristoranti, perché poi in Italia se già c'è un ginepraio nei ristoranti, figuriamoci nei bar, c'è usanza a Napoli di lasciare appunto la mancia con il caffè, ma non in tutte le regioni, no? Sì, se posso raccontare la mia breve esperienza, io come avrete probabilmente capito non sono romano, sono toscano. E spostandomi semplicemente dalla Toscana a Roma, ho trovato questa, cioè è proprio di uso comune lasciare pochi decine di centesimi insomma vicino allo scontrino, e per me è stato quasi una novità, perché in Toscana ad esempio non si usa questa prassi. Al caffè di solito, visto che costa poco già il caffè in Italia. Sì. Ecco, avete domande intanto, amici del pubblico, se volete lasciare insomma, qualche altro soldino per queste mance, perché lo ripetiamo per coloro che fossero arrivati in questo momento, è un tema difficile, cioè purtroppo un tema controverso. Per ogni domanda un soldino. Prego, un attimo, arriviamo da lei, prego. Senti, quella azienda americana, non ci dica il nome, ci dica il cognome. Starbucks. Starbucks è questo? Non l'ha detto lui, l'ho detto io. Grazie, generosissimo direttore. Altre domande? Prego, da questa parte. 5 euro. Non ha soldi, non c'è carta di credito, banco, ma un bonifico. Come l'avvocato niente. Poi dopo a fine servizio vediamo come va. Vabbè, brava, così che si piace. Volevo chiedere se la ricerca si è occupata anche di capire in Italia, soprattutto da donna della strada faccio questa domanda. Mi sembra che la mancia sia... donna della strada. Alfredo, ti sto dicendo. Ma lei ha detto donna della strada, non donna da strada. Esatto. O di strada. Mi sembra che la mancia venga in Italia data a in ristoranti o luoghi un po' di medio-alto livello, mentre invece... Cioè tu dici nel ristorante di livello c'è la mancia, nella trattoria osteria non c'è la mancia. No, credo che sia invece sbagliato. Forse c'è la mancia nel grande ristorante e nella trattoria in quello di mezzo, forse c'è un vuoto. Credo che non vi sia una netta separazione, almeno lo dico come qualcuno che si occupa della Federazione dei Pubblici Esercizi e anche come consumatore, come uomo della strada. Mi è capitato molte volte anche in esercizi a catena o anche in pizzerie, ristoranti, osterie, le mance si danno, quindi direi che non vi è questa distinzione. C'è una regione in cui le mance non si danno, è la Liguria, però questo è un altro problema. Bisogna fare la comparazione in Italia, la Liguria però perde. Ah, io posso dirlo perché sono genovese, se no non mi permetterei assolutamente. Allora, no, una domanda volevo fare al vicepresidente. Ma non si può fare qualcosa per regolamentare in modo serio la questione del servizio, del coperto? Perché vedo che proprio i clienti si arrabbiano tanto su questo discorso, anche perché appunto regionalmente Lazio ha lanciato questa cosa che poi però è stata un po' nascosta, no? Allora non il servizio, però poi io me lo riprendo cioè non il coperto, però poi io mi riprendo la stessa quota con pane e servizio. Ecco, mi sembra un po' banale. Non sarebbe più giusto far pagare quello che uno vuol comprare? Cioè io vengo, mi siedo, è chiaro che se vengo in un ristorante ci vado perché c'è un servizio, se no me ne sto a casa a mangiare, perché lo devo pagare extra? Mi piace l'idea di dire il pane è un alimento, lo vuoi lo paghi, non lo vuoi non lo paghi. Non è ospitalità, però tra l'altro il pane adesso è visto come un cibo che fa ingrassare, fa male, eccetera, eccetera, e quindi magari uno dice scelgo il pane, non lo voglio, non me lo dai, l'acqua non la pago, ormai si paga da quasi tutte le parti, però servizio, coperto, queste cose qua un po' tristi. Sì, in effetti è così. A livello nazionale facciamo la battaglia. Guarda, il problema credo che quando si mette mano alle norme poi si trova il modo per aggirarle.
Io credo sia una questione di buon senso da parte dell'imprenditore. Io faccio sempre questo esempio quando si parla di questa tematica. Milano ha provato a mettere in piedi un codice etico tra i ristoratori nel non far pagare il coperto. Naturalmente si è scatenata l'ira da parte di tanti colleghi ristoratori che dicono: io ho un costo del servizio di lavaggio delle stoviglie, di lavaggio del tovagliolo, e bisogna ricomprarle, eccetera. Quelle che ci sono rotte qua dietro. E io faccio questo esempio dicendo: sì, ma se vado a tagliarmi i capelli, nei 25 euro che spendo per tagliare i capelli, lo shampoo e l'asciugatura è già compresa. Per cui in teoria nel piatto che io pago di spaghetti o di risotto dovrebbe essere già compreso il tovagliolo e il lavaggio delle stoviglie per quel servizio. È un fattore culturale, così come è un fattore culturale il fatto di lasciare la mancia, cioè a seconda del consumatore. Cioè ci sono dei consumatori che non sono propensi a lasciare la mancia. Oggi soprattutto i giovani lasciano meno mance. Chi è abituato a viaggiare, andare all'estero, lascia la mancia anche in Italia, anche sulle piccole cifre, perché tanti bar, se notate, c'è a fianco un bicchierone, una caraffa dove ci sono tanti monetine da un centesimo, due centesimi, dieci centesimi, eccetera, che fanno tanto volume e poi magari in termini di mance complessive durante l'anno è una cifra abbastanza irrisoria, perché sono il centesimo, due centesimi, per cui dipende dalla cultura. Io sono d'accordo, cioè qui andremo in una direzione di far scoprire una bolla importante sul sistema mance. Noi stiamo parlando oggi di ristorazione, di bar, di pubblico esercizio, ma se pensiamo ai parcheggiatori, portieri d'albergo, i fattorini, eccetera, eccetera, tassisti, pensate quanti milioni di euro si potrebbero tassare in Italia, no? Cioè quando è una parte di evasione, perché questo poi, allora, quando non ci sia nessuno, sì, ma sono, cioè, ho capito, sono tutte queste cose dove naturalmente poi c'è una parte nell'andare a regolamentare che sarebbe difficile poi, cioè si troverebbe il modo per evadere il fatto di ricevere, di tassare delle mance. Cioè far la norma non è un problema, il problema è come poi farla applicare, perché questo diventa la difficoltà. Cioè è un fattore veramente culturale di cambio generazionale anche da parte del nostro paese, cioè siamo per certi versi ancora un pochettino non pronti a giocare sulla collettività e sul bene comune. Se può servire a diminuire le tasse un po' per tutti, banalmente, e dare più potere d'acquisto anche a questi tipi di lavoratori, secondo me dovrebbe essere una buona cosa andare in quella direzione. È per questo che il PD ha perso le elezioni, perché lo slogan era Italia bene comune, quindi non essendo abituati. Ma stamattina dopo il fatto di smaccare il giaguaro, adesso il PD mi sembra che sei verso un filo politico. Ho detto Leopardo prima, ve l'ho detto apposta, chi non l'ha capita, ci sono dei problemi di ironia, si chiama. Però prego, altre domande. Altra domanda, prego. Volevo fare una considerazione. Le mance storicamente sono state considerate da parte di chi lavora nell'ospitalità come un dato acquisito che integra lo stipendio. Se guardiamo storicamente l'Italia dal dopoguerra, vediamo che le retribuzioni inizialmente erano molto basse perché comunque erano integrate dalle mance. Il problema è che nel proseguire nel tempo il cliente si è disabituato ad avere le mance, come dicevo prima, e le carte di credito poi sono un ulteriore elemento che toglie questa incentivazione. Il problema grosso è che i lavoratori continuano a lavorare nello stesso modo di prima, quindi con lavori spesso precari, con degli orari scomodi che venivano giustificati prima da delle retribuzioni che venivano integrate alle mance. Adesso noi ci lamentiamo che c'è poca professionalità. Io opero nel campo del lavoro nel turismo, quindi è una casa editrice che tratta queste cose. E una delle rimostranze maggiori che ci sono è che la gente lavora in maniera comunque spesso disadattata, talvolta stagionale, e comunque non ha più quei riconoscimenti economici che invece una volta giustificavano certi tipi di professionalità.
questa è la considerazione di base per cui effettivamente le mance incitano anche sulle professionalità del nostro paese. Sì, come credo su delle altre che proprio sono state codificate, no? Perché credo anche che negli Stati Uniti incida sul servizio finale. Mi fa ridere un po' l'idea di scrivere servizio, è come se io mettessi, non so, un piatto di pasta al pomodoro 5 euro, un bicchiere di vino 1 euro e poi costo della manodopera 1 euro, non è vero, non è neanche vero, bisognerebbe scriverlo, no? Costo della manodopera all'ora tot e così uno capisce che cosa sta pagando. C'è un'altra domanda, prego. L'idraulico te lo mette il costo della manodopera, anche la chiamata e anche il meccanico ti fa pagare la manodopera, oltre ai pezzi e tutto il resto. Volevo ritornare alla piazza di Venezia e al coperto. Adesso è di moda mettere dei fogli di carta gialla, quella da poletta. Io pago un coperto, cioè pago il piatto e la tovaglia, dov'è? No, ma serve per la creatività, così uno ci disegna sopra. Cioè se arriva un grande disegnatore gli resta anche il disegno. Ok, grazie. C'era Mauro, ieri abbiamo presentato in Fede il libro. Io preferisco la carta alla tovaglia, almeno disegno per come qua adesso scrivo. Alfredo Zini ha una proposta, attenzione. Sentiamo, proposte qui, ecco, non chiacchiere, ma proposte qui alla fine. Proposta che lancio al dottor Moretti e Andrea Stoccoro. No, si potrebbe pensare a una tessera ricaricabile che il datore di lavoro o il cliente, no, ricarica in quanto mancia. Appunti, una tessera telefonica. Questo potrebbe essere, alla fine vedi quanto il tuo dipendente ha incassato di mance. No, ma si potrebbe anche incamerare a non livello. Avuto successo, però uno è un po' difficile. Uno può anche metterla sul conto, la mancia, la incamera, ci paga le tasse sopra e poi la divide esentasse. Perché no? Allora, a quel punto sarebbe retribuzione tassata.